Chiudiamo con l'arte dei bonsai in mostra a Parabiago. Un angolo di Giappone a Parabiago, alle porte di Milano. Qui, fra giardini zen, boschi in miniatura e laghetti stile sollevante, si danno appuntamento ogni 2 anni gli appassionati di bonsai. Un raduno internazionale della durata di 10 giorni, con centinaia di iscritti, dai principianti ai veterani, e migliaia di visitatori provenienti da tutta Europa. Da quanto tempo è appassionato di bonsai? Da più di 20 anni. Ecco, che cosa le dà questo hobby, questa passione? Sensazioni piacevoli, pace, serenità e il piacere di fare qualcosa di bello. Mi rende proprio felice, guardi. È proprio una passione che è nata e continua a crescere. E all'interno del raduno ha anche un concorso con i bonsai più belli. Sono diversi amatori che arrivano da tutta Europa e espongono le proprie piante. Sono in concorso, non è tanto la competizione, ma l'opportunità di poter essere in questo luogo e di potersi confrontare. Accanto all'arte del bonsai, quella del suiseki, ovvero le pietre paesaggio che si trovano in montagna o lungo i corsi d'acqua. Piccoli capolavori come questo a forma di leone che si è aggiudicato il primo premio. Il raduno è anche un'occasione per una full immersion nella cultura giapponese, con incontri e laboratori anche sulla cucina, i fumetti manga, gli origami e le arti marziali. Fra le visite obbligate, quella al museo unico in Europa, che ospita una preziosa collezione di antichi bonsai, fra cui il Ficus retus alin, un esemplare di oltre 1000 anni. La prossima edizione è alle 23:10. Arrivederci.